Tutta la preoccupazione dei lavoratori della Timac Agro esplode in una protesta a Palazzo di Città. Chiesto e ricevuto un incontro con il sindaco prima e poi l'assessore all'ambiente, perché il sindaco ha dovuto insomma abbandonare l'incontro per via di un impegno istituzionale, con delle richieste ben precise e delle risposte comunque giunte. Credo che non bisogna fare un errore che io ritengo grave, macroscopico, quello di mettere i lavoratori contro i cittadini o contro il diritto alla salute. Qui non c'è nessun diritto che deve prevaricare altri. Io credo che la città ci abbia chiesto con chiarezza di verificare la condizione di salubrità di dove viviamo fondamentalmente, e credo che sia doveroso anche nei confronti dei lavoratori, e quello che stiamo facendo è quello di appunto verificare con il monitoraggio ambientale integrato, con tutti gli enti coinvolti, la condizione appunto della zona industriale di Barletta. Beh, io non so, diciamo, da dove dipende l'inquinamento che abbiamo trovato in falda, è una competenza che non spetta all'amministrazione, noi leggiamo e verifichiamo report che soggetti tecnici e istituzionali sono preposti. Nel vecchio posizionamento della centralina, nel report con gli sforamenti che avvenivano, c'è scritto che probabilmente quegli sforamenti, anzi in larga misura, erano appunto dovuti alla grande mole di traffico che insiste nell'area di Via Trani e quindi alle abitudini ovviamente dei nostri concittadini all'utilizzo di autovetture che ovviamente producono PM10 che sono appunto inquinanti. E infatti mi sono attivato, ma in verità era un obiettivo del mio assessorato, per la redazione di un PUMS, che è un progetto urbano di mobilità sostenibile. Beh, di tavoli noi ne abbiamo fatti sempre tanti, anche nel PUG, diciamo, cerchiamo di parlare con tutte le organizzazioni di categoria, sindacali, Confindustria, e quindi non può che essere ovviamente di buon esempio, un auspicio quello che fanno le organizzazioni sindacali, quello di voler incontrare l'amministrazione e discutere su temi così importanti. In realtà dall'incontro è venuto fuori che non solo per i lavoratori della Timac ci deve essere preoccupazione, ma per tutta l'area industriale, visto che comunque nell'idea dell'amministrazione c'è sostanzialmente una delocalizzazione della parte industriale. E chiaramente non ci si può illudere di dire alle aziende spostatevi di qua in là, perché le aziende che noi conosciamo bene, nel momento in cui devono affrontare queste cose, chiudono, vanno via e ci lasciano senza lavoro, senza disinquinare i terreni e senza salario. Abbiamo aperto anche però un canale in cui spero che la nostra richiesta venga accolta, di costruire con le categorie, specialmente sulle emergenze, una task force d'emergenza insieme all'amministrazione comunale, per capire come facciamo fronte alle realtà più forti che si chiamano in questo momento Timac e Buzzi, che cosa riusciamo a mettere in campo insieme per arginare questa volontà che sembra dal PUG debba venire fuori. Poi abbiamo posto un problema: sotto la Timac c'è del materiale inerte che è un inquinante dagli anni 70, 80 e 90. Bene, capiamo con i tecnici del Ministero dell'Ambiente, dell'ARPA e dell'ASL se bisogna rimuovere o no quel materiale, perché dentro questo si gioca tutta la partita immediata adesso, perché questo è l'attenuante per cominciare un processo di chiusura e di proiezione diversa del futuro di Barletta. Da Barletta per News24.it, Stefano Massaro.